Un benvenuto da parte di Piero Cipardo e Stefano Nava. Siamo pronti a raccontarvi le emozioni della finale della UEFA Champions League, l'appuntamento più importante dell'intera stagione. Ci si attende molto da questa partita, speriamo si riveli appassionante. Gli occhi di centinaia di migliaia di appassionati addosso, una pressione pazzesca per questa partita, la possibilità di salire sul trono d'Europa e alzare al cielo quella coppa che tutti sognano di vincere da bambini. Questa è la finale della UEFA Champions League. Può ricevere una posizione interessante. Qualcosa, più di qualcosa, qui è andato storto. Direi proprio di sì, Pierre. Non si spiega altrimenti l'errore dell'attaccante da quella distanza. Aveva tutto il tempo per inquadrare la porta, ma è riuscito incredibilmente a sbagliare. Andiamo a bordo campo da Matteo Barzaghi per sapere quanto manca al termine del match. 60 secondi al 90esimo, Pierre. Ultimo giro di lancette. Bene così, Matteo. Se dovesse... Game over, Milan che vince e conquista 3 punti importanti. Segnare non è mai facile, però stavolta era davvero impossibile, onestamente, non inquadrare la porta da lì. Bravo a mantenere anche la giusta lucidità e a battere il portiere con questa conclusione, sotto misura. Qui Pierluigi Pardo vi parla assieme a Stefano Nava, che curerà il commento tecnico. Quale modo migliore per iniziare l'anno nuovo che assistere a una partita di calcio ricca di emozioni? Si affrontano Arsenal e Leicester City. Chissà se i giocatori hanno aspettato la mezzanotte in piedi, eh? Non ci resta che tenere il fischio d'inizio per scoprirlo, anche se ho già visto più di qualcuno sbadigliare all'ingresso in campo. Intervento fondamentale in area di rigore. Sembrava fallo, ma si gioca. Via, via, via. Autogol pesantissimo che può avere un impatto devastante sulla squadra in questo momento della gara. Le immagini mostrano come ci sia stato il tocco decisivo con cui ha indirizzato la palla nella propria porta. Gli autogol fanno parte del calcio, un episodio sfortunato non deve condizionare la sua gara. Messi. Stefano, da ex difensore, cosa ti inventeresti per marcare uno come Messi? Cosa vuoi inventarti, Pierre? Nel momento in cui pensi di avergli preso le misure, ecco che ti tira fuori dal cilindro una giocata delle sue e ti nasconde la palla. Di fronte a fuori classe del genere c'è solo da togliersi il cappello e applaudire. E nella squadra ospite nella prossima giornata di Serie A. Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio e si è lasciato ingolosire. Sperava sicuramente miglior sorte. Messi. Stefano, ti do qualche indizio. Argentino di Rosario, soprannominato La Pulga. Calciatore pazzesco, probabilmente il migliore al mondo, forse di sempre. Di chi sto parlando? Del più grande, probabilmente, Leo Messi. Milan che ha pulito dunque con il gol la difesa avversaria, che qui però ha le sue colpe. Un gol cercato, voluto. Non poteva sciupare questo cross perfetto dalla fascia. Ah, che delizia, che raffinatezza, che spettacolo. Assist davvero perfetto, bisognava solo metterla dentro. Davvero bella questa rete di testa realizzata liberandosi della marcatura avversaria. Ottimo senso della posizione, Pierre. Kanté si esibisce nella specialità della casa, ennesimo recupero. Cassaforte. La differenza fra le forze in campo oggi sembra evidente, sembra quasi di assistere a una partita fra squadre di categorie diverse. È vero, evidente la differenza, Pierluigi. Aouar. Occhio alla conclusione. Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio e si è lasciato ingolosire. Sperava sicuramente miglior sorte. Del terreno. Buon divertimento, amici, alla visione da parte di Piero Cipardo e Stefano Nava. Si gioca nel giorno di Halloween. Dolcetto o scherzetto? Entrante. Palla agli avversari, baricentro troppo basso. È arrivato il gol e c'era da aspettarsi. Hanno giocato col fuoco e stavolta sono rimasti scottati. Non mi pare ci siano dubbi su questa decisione. Il giocatore dice di essere entrato sul pallone, ma il replay onestamente dà ragione all'arbitro. Mi piace l'arbitro, giusto intervenire. Il giocatore aveva calcolato male il tempo, ha deciso di affidarsi a una punta di peso e Dybala!
e trovano subito il gol che sblocca la partita. Partenza a razzo per loro. Ha lasciato partire un bolide che si è insaccato all'incrocio dei pali. Ha tolto praticamente le ragnatele dal 7, il portiere non poteva farci nulla. Si riprende poi, qui si affrontano Sassuolo e Brescia. Ormai sta diventando una tradizione, gli impegni sono talmente tanti che non c'è tempo per riposarsi. E poi Pier, vuoi mettere una partita di calcio con la tombolata con i parenti, eh? Tanto vinci sempre tu. Compagnia per raccontarvi lo spettacolo del grande calcio. Auguri, ovviamente, calcio protagonista anche il giorno di Natale. Si sfidano Napoli e Cagliari. Auguri Pier e auguri anche ai nostri amici a casa. Se siete sopravvissuti al cenone della vigilia, mettetevi comodi e preparatevi a gustare questa sfida. Speriamo che almeno i giocatori non abbiano esagerato a tavola. Tu sì, Pier.